Le polemiche, Meret, poi le polemiche del procuratore di Mario Rui che vuole un posto in squadra, Mario Rui, Oliveri, a chi giocherà, insomma di tutto, di più qui a Giochiamo d'anticipo con la novità dell'ultimo momento. Nei negozi sta impazzando il cicciobello bomber. A tra poco. Eccoci qua, per favore silenzio, stiamo iniziando un momento. Oggi per... classe indisciplinata. No, vabbè, ma lo... Sì, cicciobello bomber, mo ne parliamo. Meno male che non c'è Maroldo, sì. Cicciobello sarebbe stata bruttissima con lui tutta la settimana. No, Ciccio, no, questa no, Ciccio Maroldo, no, ciao Ciccio, un abbraccio forte. Caro Gennaro Arpaia, buonasera. Mi sono dato l'assist per lunedì, realtà sì. Lunedì la userò tantissimo. Certamente, ovviamente, già l'hai spoilerata e hai fatto male. Volevo segnalarti che non è che parliamo di Ciccio Bello Bomber soltanto. No, non soltanto. Perché stasera oltre ai bambolotti ci sono anche... Chi ci sta? Purtroppo ci tocca. Chi è? Le capuzzelle. Ah, le famose capuzzelle, visto che ci abbiamo la regia, verso... guarda come ti aiuta la regia. Sì, tra Halloween e la commemorazione dei defunti. Ecco, che arriva la testa. Sì, immagina quello che vorranno i Questa commenti. È l'ultima divisa del Napoli, appunto presentata questo pomeriggio sui canali ufficiali, caro Gianluca, quindi è già disponibile. Poi, vuoi anche il prezzo? No, non mi interessa. Non te lo, però dico, non dire... te lo dico perché ti spaventerebbe. Sì. Comunque, pesa per il prezzo, sulla pagina di Giochiamo d'anticipo avete già tutto, ma comunque restate con noi tutta la serata perché giocheremo insieme con voi tra gli agenti, le colpe, Madonna, chi ha sbagliato, ma una puntata, chi ha avuto ragione. Ma una puntata, cioè avevamo vinto due partite, eravamo rilanciati a 4 punti da Inter a Milano. Scusami, ma possono anche interagire sulla pagina Facebook? Devono interagire, quindi fateci sapere la vostra e poi arriverà chiaramente il momento dell'Instant Quiz, che sarà il vostro nome. Io vado un attimo, Gennaro, col tuo permesso, perché vado a salutare i nostri amici molto indisciplinati. Qua c'ho la parte night. La parte night, quella là un po' particolare, con il blu, vestiti, camicia, un po' casual. Massimo D'Alessandro, ciao Massimo, bentornato, ben arrivato, mi fa molto piacere... di vederti. Grazie, e la parte night è anche la parte, diciamo così, con meno capigliatura, ecco, diciamo, perché vado anche da Francesco Modulo Sky, che blu dipinto di blu. Sì, blu dipinto di blu, eravamo felici lassù, però caro Modugno, dopo che ti sei fatto tutte le partite a Sky, sei tornato, mi fa molto piacere, perché stasera la situazione non è semplicissima, devo dirti la verità, e andiamo... Infatti ero dubbioso, ma mi conviene. No, ti conviene. Andiamo adesso sul classico elegante, voglio dire, sul... storia ovviamente di campioni del mondo. Ci ha dato dei barboni, no, sul classico elegante. Ho parlato di night, di una tipologia ovviamente di outfit, e noi invece vestiamo bianco e blu. E voglio dire, caro Fulvio, bentornato, sono molto felice di vederti. Vedendo che è la... innanzitutto buonasera. Grazie. Me la potevo mettere blu? Perché? No, perché ce l'hai bianca. Ma no, tu. Ma non siamo i soli. Fulvio, non siamo i soli, è tornato a trovarci il direttore di Kiss Kiss Napoli. Buonasera, buonasera. Pressing, sui capelli, sui capelli. Vabbè, ancora un po', cioè, così. Ed Alessandro sono messi. Per favore, una triplice camicia bianca, grazie, allarghiamo. Per a tre. Favore. Sì, triplice camicia il giorno. Bianca. Eccole qua, guarda qua. Classe, eleganza. Che spettacolo, voglio dire, ragazzi. Senti a me, mettiti una camicia blu e vieni di qua che con i capelli stai messo male. Ho capito, ma stiamo parlando di auto. Stasera siete voi blanco. Se fate voi blanco, loro due, chiaramente sono due pelatoni. Come no, ma non puoi dire pelatoni. Due pelati, va bene. Io sono sulla strada. Si avvia verso quella strada lì. Ma come sei conciato, Gennaro? Ma che capelli sei fatto? No, hai avuto un incidente di percorso. Io invece volevo dirti un'altra cosa, che tu sei il più anziano tra tutti e quello che ha più capelli. No, ma lo sapevo che ero il più anziano, ma infatti però da casa non sembra. Ma solo da casa, Fulvio. Amici carissimi, che puntata che vi aspetta, Giochiamo di anticipo. Stasera ce l'ho con Collovati, mi dichiaro subito. Ma ancora devi iniziare. No, ma non sa nemmeno quello che devo dire, per partito preso. Com'è, no, come per con Garcia. Per partito preso qua se la pigliavano tutti con Garcia. Adesso naturalmente Massimo D'Alessandro, Francesco, Walter... Tutti sul carro di Garcia, perché il Napoli sta giocando alla grande, allora salgono tutti sul carro. Scusami, Gianluca, perdonami, solo un flash, poi mi taccio. No. L'unica mia presenza, Giochiamo d'anticipo, Fulvio, campione del mondo, mi rassicura. Stai sereno, Genoa, Bologna, Udinese, Lecce. Il Napoli fa 12 punti, aveva già sbagliato alla prima, già il pareggio con Genoa. Ho sbagliato la prima, ho capito, Napoli hai detto niente. Con le altre. La prima è dei fessi. Devi capire che la prima è dei fessi.
Sì, no, hai ragione, è stato malissimo. La prima la doveva perdere, esatto. È andata anche bene. Però no, era un Napoli che bisogna avere fiducia. Grande, mi fa allora, ammazziamo il Napoli perché ha perso contro il Real Madrid? Assolutamente no. No, deve avere fiducia perché ha vinto la prima con lo Braga, poi dopo... vincerà la Berlino, che va bene. Ma ne parliamo, fatemi salutare un attimo gli sponsor, ma giusto quel minuto che poi vi lascio parlare. Saluto gli amici dell'Igiene Urbana Evolution, Tufano, Star Casino Sport, più me, ad hoc Cash & Carry, il gruppo Autoscala, Terre d'Oro di Paolo e Banca di Credito Cooperativo. Questo è ovviamente il nostro parterre. Caro Gennaro, vuoi darci soltanto lo spunto? Perché tanto, voglio dire, è solo quello che ci puoi dare, perché dopo, voglio dire, pensano loro a fare quello che vogliono. È chiaro che Napoli-Real Madrid ha catalizzato tutte le attenzioni di questa settimana, una sconfitta che lascia amaro in bocca, soprattutto per la prestazione, ancora di più per quella che è la classifica, il cammino europeo della squadra di Rudy Garcia, che possiamo vedere aggiornata così. Gli azzurri sono al secondo posto in questo momento nel girone C, appunto dietro il Real Madrid, e ci sarà la doppia sfida con l'Union Berlino, prima in Germania e poi al Maradona, che sarà a questo punto decisiva per quella che è l'economia della classifica. In mezzo però ci sono tante cose, c'è l'agente di Mario Rui, c'è l'errore di, se vogliamo chiamarlo errore, di Meret sull'ultimo gol decisivo. C'è la mano di Meret sull'ultimo gol decisivo, c'è soprattutto Napoli-Fiorentina che chiuderà domenica sera un tour de force di tantissime partite prima della sosta di ottobre. Oh, scusatemi, lasciate un attimo la classifica, poi vengo subito su Napoli-Real Madrid e incominciamo a introdurre gli argomenti. Qual è la negatività di questa sconfitta con il Real Madrid? Una delle negatività, la sconfitta è sempre negativa. È difficile che Napoli possa raggiungere il primo posto nel girone. Indubitabile che sia così, devi andare a vincere a Madrid, che forse il pareggio non ti basta. Cosa significa questo? Significa che nel sorteggio degli ottavi di finale, che non ho dubbi sulla qualificazione del Napoli, considerando Braga e Union Berlino, nei sorteggi prendi le prime degli altri. Considerando gironi. Anche la vittoria del Braga a Berlino. Esattamente. Quindi, voglio dire, vinci e giochi da seconda, incontri le prime. Che cosa può succedere? È prestissimo, sono passate due giornate, faremo i calcoli un po' più avanti, ma le potenziali prime si chiamano Barcellona, si chiamano Manchester City, si chiamano Bayern Monaco, non vi so dire il PSG perché è un girone molto particolare, ma attenzione perché se l'Inter arriva prima nel girone, il Napoli non la può incontrare, se il Real Madrid il Napoli non la può incontrare, ciò significa che queste quattro formazioni il Napoli può trovare forse soltanto un jolly, massimo due, quindi il sorteggio diventa complicato. Però ho anticipato i tempi, perché sapete che mi piace fare i calcoli, le cose, eccetera. Quindi ve l'ho anticipato un pochettino i tempi. Vabbè, ce lo dirai a dicembre, sì, siamo ai primi di ottobre. Però io aspetto le urne, i bussolotti, sì, esatto. Quella sera lì. Sì. Arrivo anche prima. Ho fatto il sorteggio l'anno scorso. Anche prima, Ma perché stai facendo la puntata? Ha ragione lui, stai facendo la puntata di dicembre. Siamo ad ottobre, al 5 di ottobre. Ma le cose fai già si la puntata di dicembre. Ma le cose si dicono vedi che ma l'ultima giornata è il 12 dicembre, sì, di Champions, il 13 ne parliamo, a 12 giorni dal Natale. Ma le cose, ma chi se ne frega? Incontra il Barcellona, ma chi se ne frega? L'hai visto giocare il Barcellona ultimamente? Si è fatto male pure Lewandowski. Per cui l'ho ieri visto, gli ha detto benissimo con il Porto a Barcellona, veramente gli ha detto giocato bene. Bene, però, ma non, scusami, Gianluca, qual è la squadra che può intimorire questo Napoli? Dimmi tu, se hai giocato a testa alta contro il Real Madrid. Il City? Il City? Forse, l'unica, perché? Perché è una squadra che gioca a memoria. Il una Bayern squadra Monaco che di Kim? Ha vinto, ma non ti fa paura, perché Kim è contestato pure lui. Non c'è Ciccio stasera, se no mi toccava dare ragione a Ciccio. Ciccio Bello? Bomber. Ciccio Bello. Ma fai vedere questa cosa che c'è stata la reazione del Napoli, ne abbiamo parlato un attimo, sì. Scusami, ma giusto perché è cronaca veramente. Vediamolo il Ciccio Bello Bomber. Vediamolo, perché insomma è impossibile. Ma è uno spettacolo, Ciccio Bello Bomber, ragazzi. Ma è troppo bello, è Ciccio Bello, vuol dire. Che ha fatto il Napoli in tutto questo? Il Napoli si è fatto sentire con un comunicato pochi minuti fa in cui ha spiegato che il prodotto, che è Giochi Preziosi, non è licenziato però dal club e non è stato autorizzato in alcun modo dal club. Quindi diciamo che nella querelle degli ultimi giorni tra Osimhen e il Napoli si inserisce anche un bambolotto però, per completare il quadro. Vado dal campione del mondo con Lovati, c'è Ciccio Bello. Però non c'è il Ciccio Bello con Lovati, non l'hanno mai fatto. Non l'hanno fatto.
Cioè, Ciccio Bello è la storia dei pupazzi, cioè, però da quando eravamo piccoli ci stava Ciccio Bello. Cioè, voi la conoscete probabilmente più di me questa vicenda, però così, non dico che vado a colpo sicuro, sono dalla parte della società, perché devi sfruttare l'immagine di Osimhen con la maglia del Napoli oltretutto. Magari gli ha strappato un sorriso a Victor. Sì. Benedetto Dio. Ah, ecco, dici tu. Magari non ride più, non ride più. No. Diciamo che in questo momento un filo particolare per centravanti del Napoli, ci mancava soltanto il pupazzo, sì. Poi completa il quadro. Mi anticipate un attimo, ma vi seguo, perché io seguo assolutamente quello che viene fuori di Meret, casomai Gennaro parliamo un attimo dopo, ma sfrutto la questione di Ciccio Bello Bomber. Però è Caruccio Ciccio Bello. È troppo bello, io Ciccio Bello Bomber. Mi fa molta simpatia. Non ho figlie femmine, altrimenti sotto l'albero è proprio... Ciccio Bello Bomber ci sta. Ciccio Bello Bomber. Voglio dire una cosa, hai mai visto tu che di centravanti ne hai conosciuti tanti? Sì. Anche molto forti, tanti, marcati, qualcuno ha fatto gol, qualcuno no, voglio dire, per carità. Però hai mai visto uno come Osimhen, che deve lottare per la classifica dei guerrieri, che elargisce i rigori a tutti i compagni? Cioè io vorrei capire che questo cosa... Allora, ti posso dire una cosa? Sì, no, ma giusto per capire... Questo attacco di... Allora, qui hai tre cannonieri stasera, sì. Massimo D'Alessandro e Francesco Modugno e Walter... Di Maggio, nel senso che conoscono a perfezione, no, cannonieri nel senso che conoscono a perfezione molto più di me la realtà Napoli, bisogna dire la verità. Io, secondo me, un attaccante, che è vero che ha sbagliato il rigore contro il Bologna, ma che concede con questa estrema facilità i rigori ai compagni di squadra, io francamente non l'ho mai trovata. Questo fa rima con la depressione, col fatto che non ride ultimamente, o col fatto che probabilmente... triste, depresso, cioè, ma l'attaccante deve battolo lui il calcio, anche se sbaglia, ma stai scherzando? No, ma infatti, ma dov'è che sono gli altri? Tu nomini gli altri attaccanti che hanno concesso i calci di rigore? Forse arrabbiato, sta facendo ancora un po' i capricci. Se fai i capricci non li faccia, perché il Napoli in questo momento ha bisogno dei suoi gol, non dei capricci. C'è un'espressione che spero possa essere accolta, letta e interpretata nell'accezione proprio più giusta del termine. Io penso che sia un atteggiamento provocatorio. Cioè, ma tu parli di provocazione, provocatorio. Non di vittimismo, no, non di vittimismo, no, di come a dire, d'accordo. Come a dire, mi avete criticato dopo Bologna, sì. Mi sono ritrovato al centro di quel, Osimhen Gate, va? Sì, anche se un po' pretestuoso. Però scusa, allora quella dichiarazione a favore della piazza... Di Napoli, città, non sentivamo la necessità, dichiarazione, comunicato di Osimhen che si è reso necessario per un enorme equivoco che è scaturito dal suo comportamento. Chiariamo, perché quel comunicato di Osimhen dice cose scontatissime che però tutti posso, già conoscevano. Perdonatemi, c'è un segnale che va ben oltre il rigore che lui cede ai compagni. Osimhen quando segna non esulta, è un'anomalia, un bomber, il gol è l'essenza, è la massima esplosione di gioia. Osimhen non esulta, c'è un chiaro malessere. Walter, Osimhen ha tolto le foto dal suo profilo con le maglie, Napoli. Non le mette più. Io penso che da un punto di vista, plateale del gesto sia tra le cose più forti che si possa fare. Ancora più forte, e ti dico, ma le dichiarazioni nel tweet, Walter, del procuratore, e ti dico, ragazzi, Walter, ma non è che possiamo, Walter, girare, e ti dico, ci tuteleremo, e ti dico, in tutte le sedi, e ti dico che ho apprezzato la grande e per me anche per certi versi sorprendente maturità nel caso specifico dei tifosi, perché al San Paolo al Maradona mi sarei potuto aspettare anche un atteggiamento differente della gente. Invece già quella sera, con l'Udinese, eccetto lo stesso, i tifosi non hanno l'anello al naso. Grande maturità, grande maturità, senso di appartenenza. Avevi dubbi? No, però è stato un modo per ribadirlo e secondo me è stato un bel modo. Allora, ripeti quello che hai detto prima del procuratore, del comunicato, cosa ha detto? Allora, ancor prima che Osimhen togliesse le foto,
Il procuratore ha fatto un tweet. Ragazzi, ma è roba che non si vede. Sì, sì. C'è un tweet allucinante. Ha scritto, in finale penseremo anche di avere le vie legali. Allora, io qua ti chiedo questo. Ti chiedo questo. Certo che io faccio parte di una categoria, probabilmente di 40-50 anni fa, dove diciamo i procuratori non avevano ancora questo potere. No? Allora io vi chiedo, quando un procuratore, in questo caso nel caso specifico il procuratore di Osimè, rilascia una dichiarazione del genere, la rilascia con l'assenso del giocatore, ma ve lo chiedo, con l'assenso del giocatore, oppure messo in dubbio, qualcuno ha dubitato di ciò. Quando no, io ve lo chiedo perché è fondamentale, perché se c'è la sanzione ma per vie legali, Fulvio, quando un agente, un procuratore, assume una posizione così estrema, chiaramente lo fa d'intesa assoluta col suo assistito. Allora, io trovo interessante, diverso dai commenti che ho sentito in giro, quello che diceva prima Francesco, cioè Osimhen non calcia i rigori, e ne ha due su tre, diciamo, il quello terzo... Quello di Raspadori è extra. Esattamente, cioè extra, perché non è realista. Perfetto, diciamo almeno due, di cui uno in Champions League, non ha ancora segnato in Champions League, pensa un po' che platea, rinuncia, perché... Per fare un dispetto alla società, mi sembra per dire così vi evito che possiate fare un altro TikTok su di me. Ho premesso che l'espressione sia, diciamo... percepita nell'accezione grammaticale giusta del termine, non è un dispetto, è un atteggiamento provocatorio, un modo quasi per dire... Francesco, ma non c'è bisogno di provocazioni, perdonami, leggiamo, tu sei talmente esperto e navigato, il procuratore fa un tweet, io non voglio mettere in difficoltà la regia, ma se poi ci riuscissero lo rileggiamo magari, ma cosa c'è da provocare? Il procuratore ha fatto un tweet che è proprio chiarissimo, ha rotto col Napoli. E Osimhen di contro, perciò è condiviso, Osimhen toglie le foto dal profilo. Ma... cosa mi importa più se tira o no i rigori, Francesco? No, ma però, cosa vuoi che mi importa più? Scusa, guarda, già questo... c'è il tweet. Eccolo Walter, qua. Io ti chiedo, in tutto questo, no, non ti devi scusare, in tutto questo... Leggo da vocabolario. Provocatorio, che provoca ribellione. Ecco perché dicevo... Ma questa non è una ribellione, no, provoca ribellione, già la tono, fatta, risposta. No, io ritengo che questo tipo di atteggiamento sia un modo per rispondere a tutto quanto sia accaduto. Però De Laurentiis risponde così. De Laurentiis risponde così al Ciringhito. Fatemi vedere cosa succede, come va a finire sta storia. Dov'è la verità? Il Ciringhito con De Laurentiis subito dopo Napoli Real Madrid. Cos'è il Ciringhito? La televisione spagnola. Y Osimhen muy bueno, presidente, buen delantero. No, Osimhen es siempre fuerte. Osimhen es un jugador que fa squadra da solo. Quindi Osimhen no es en discusión. Presidente, ¿se va a quedar, va a renovar en el Nápoles? Sí, no c'è problema. Non c'è mai problema. Guarda, nel Napoli sono sempre tutti contenti. Il problema semmai è quando vanno via da Napoli. Che non riescono a trovare più la strada maestra. Allora c'è il problema, cioè qua firmano, non firmano. No, cioè ma si trova, io voglio... Osimhen rinnoverà Gennaro. Qui a Napoli stanno tutti bene. E i poi... problemi arrivano quando poi vanno via. Ma queste sono frasi di circostanza. Dai. Cerchiamo di essere... Però, Vabbè, ho capito. Sono frasi di circostanza, posso dirlo. Non è che ho detto... Non l'ho insultato secondo il Presidente. È l'ultimo monito. Ma secondo te, devi andare a leggere le dichiarazioni del procuratore concordate, quanto giustamente mi dite voi, col giocatore... Sono dichiarazioni di divorzio, perché non puoi fare una dichiarazione così forte e poi dopo fai la vita. Allora, io in tutto questo vi chiedo, l'allenatore che ruolo ha? Garcia. Cioè, ma sapete perché ti chiedo? Perché da ex calciatore... Vabbè, che ruolo può avere? Tu in sei rigorista, lo devi battere tu. L'allenatore, mettetevi d'accordo voi. Cioè, dice ai giocatori, mettetevi d'accordo voi. Detto, se non se la sente Osimhen...
mettetevi d'accordo, lo batte Zelischi. Sì. Non è che decide l'allenatore, certo, perché io Fulvio, ho sempre avuto l'allenatore. C'è cioè una lista. Fulvio, però siamo una già lista al terzo, scusate, però siamo al terzo rigore. Dico, siamo al terzo, perché Udinese, allora, Lecce e ma Reale. Ma non è partito titolare. E che c'entra? Il rigore è il secondo no, tempo. No, chiarito, non era nella lista fissa nello spogliatoio, perché non era tra i titolari. E anche Politano. Per cui il rigorista è diventato Zelischi ufficiale. Io ti dico, lo so, però non era lui. Il comunicato è già fortemente discutibile, ah, nei toni e nei modi. E soprattutto anche un po' pretestuoso per quello che era accaduto. Però, però, sai, accade un fatto, può starci una reazione, un po' di pancia incontrollata, poco lucida. Non, non lo capisco, ma posso provare a immaginare il perché. Tutto il resto che segue, però, secondo me non ci sta. Cioè non ci sta che tolga le foto, non ci sta che smetta di esultare, non ci sta che non calci più i rigori, non ci sta o che forse, abbia che forse ci sta che abbia un atteggiamento che abbia un atteggiamento distaccato. Per carità, in campo il suo lo fa straordinariamente bene l'altra quante sera. Quante volte l'altra sera è venuto l'altra a sera ti dico quelli del Reale erano impressionanti. 11. Quante volte è venuto Calenda a Castel di Sangro? 11. Io ho perso il cuore. Io credo che di Mario Francesco, tutti noi che facciamo questo mestiere ci dobbiamo basare sui fatti. I fatti dicono che Calenda viene a più riprese, i fatti dicono che De Laurentiis chiede agli arabi 200 milioni, un calciatore che sa di valere 200 milioni vuole parametrare il suo ingaggio. Se valgo tanto, mi paghi tanto. Non posso arrivare a quel parametro. Dammi, allora fammi la possibilità di giocare in Arabia. Non ti cedo in Arabia. C'è questo tourbillon di incontri che porta a nulla. L'unica cosa che porta è Calenda che... Se lo rimettete, ragazzi, ma voi l'avete letto bene il tweet. No, ma stiamo ancora a discutere di Osimhen. Però, come abbiamo raccontato tutti, come sappiamo, l'idea era quella di andare avanti un altro anno, d'accordo, amore, d'accordo. Sembrava idea di chi, a questo punto dobbiamo dire che è un'idea soltanto del Napoli. L'idea non è mai stata evidentemente l'idea. Se facciamo la cronaca di quei giorni. L'idea è quella di firmare il contratto subito. Se facciamo la cronaca di quei giorni, Victor era legittimamente, perché parliamo di cifre fuori dalla grazia di Dio, e ciascuno quando si siede al tavolo si siede al tavolo delle trattative porta con sé il proprio vissuto. La vita di Victor non è stata, voglio dire, leggerissima, e quindi può starci anche una certa ulteriore sensibilità e fascino per i soldi. Quindi Victor in quei momenti lì era fortemente lusingato e tentato, perché i soldi proposti, o quantomeno i soldi che gli hanno palesato, che poi glieli devi andare a mettere sul tavolo, ma erano tanti, erano 10 volte quello che prende a Napoli, ragazzi, 10 volte. Quindi che la trattativa fosse stata così lenta, difficile e controversa era nelle cose. Però è anche vero che noi siamo andati via da Castel di Sangro con la convinzione filtrata da entrambe le parti ormai l'accordo c'era. Da entrambe le parti. Poi, da entrambe le parti. Certo. Poi si è fermato tutto. Poi si è fermato tutto. Quindi, a questo punto c'era una convinzione che da parte del Napoli, da parte di De Laurentiis, non del tutto esatta. Insomma, l'abbiamo poi scoperto un po' tutti vivendo. Ripeto, per me quei TikTok, ma per me poi ognuno ha la sua sensibilità, sono tutt'altro che razzisti, tutt'altro che offensivi, sì, soltanto inopportuni per la tempistica, totalmente inopportuni. Pretesto che ha preso subito la palla al balzo il procuratore per rilasciare quella dichiarazione. Poi ha fatto lui che quella dichiarazione lì, possiamo farla rivedere 100 volte, 150 volte, è una dichiarazione di divorzio. C'è niente da fare. Di rottura netta. Perché il Napoli non gli può dare, perché giustamente non gli può dare gli stessi soldi. Fulvio, in Italia queste cifre qua non le può dare nessuno. Lautaro Martinez, vi dico che è un giocatore che rinnoverà con l'Inter a breve, gli offrono 30-40 milioni di euro. Poi sta lui scegliere se rimanere all'Inter. Soldi l'Inter che sta tutto sta sempre no, in non glieli dà l'Inter, glieli dà l'Arabia Saudita. Ah, ecco. Allora, per me Osimhen rappresenta una doppia anomalia gestionale da parte di De Laurentiis. Uno, in piena pandemia 2020, De Laurentiis tira fuori dalla cassa del Napoli
più di 50 milioni cash per un giocatore che in pochi conoscevano, parliamoci chiaramente, su cui tutti o quasi tutti hanno dei dubbi non appena lo vedono all'opera, giusto? Più di 50 milioni cash, più giocatori, più le situazioni. Eccetto una persona. L'altra, scusami, l'altra anomalia e che aspetta, Cristiano Giunto. Perfetto. Vabbè, Giunto. bravo anche Gattuso all'epoca che assecondò questa operazione, De Laurentiis soprattutto che ebbe il coraggio poi di concluderla in un momento in cui non si sapeva come si andava a finire con la questione della pandemia, cioè il Napoli ha tirato fuori. Ma che succede? L'altra anomalia è che è la prima volta nella storia di gestione di De Laurentiis, bravissimo dirigente sportivo, oramai anche esperto, che la prima volta che succede che un suo giocatore, dopo che ha dato il massimo, non lo vende. Questa è l'anomalia. L'anomalia è perché Osimhen assolutamente uscire in me. Ti dico che colpevolmente tante volte hai lui ha sbagliato la posso dire. Francesco, questo Napoli, Koulibaly. Sai quanti affari mancati? Questo Napoli arriva allo scudetto, partecipa per la 14ª, 15ª volta alle coppe. Grazie alle clausole rescissorie che in Italia ha inserito Aurelio De Laurentiis. Cavani fai uscire la mia anima di ex calciatore. Io adesso non voglio fare degli appelli perché io non sono nessuno qua per la piazza di Napoli. Però vabbè, ma non c'entra niente. Io mi auguro che Osimhen, poi quello che sarà il suo futuro, non lo so, andrà via, rimarrà, quelli sono problemi suoi. Ma perché non puoi, ricordati, non puoi continuare. C'è una Champions che Napoli, giustamente lui ha detto, il Napoli arriva secondo, passa. Per cui Napoli passa il turno. C'è una Champions, c'è un campionato ancora tutto da giocare, attenzione, perché non è detto che, probabilmente, io ho sempre detto che in quest'anno l'Inter sia favorita, ma Napoli è la squadra che probabilmente gli è più vicina all'Inter. Per cui c'è un campionato da onorare, qui te lo dico da ex calciatore, deve ritrovare la sua serenità, perché con questo nervosismo prima o poi lo paga, te lo dico io, nel senso che dirà, lui è un professionista serio, va in campo, fa gol così, sei sereno, prima o poi ne risenti. Fulvio, ricordati che arrivati al 29 dicembre, subito dopo lui non ci sarà perché per un mese e mezzo va in Coppa d'Africa. Siamo più o meno a fine febbraio, rimangono marzo, aprile e maggio. Io ritengo che a fine stagione la storia tra il Napoli e Osimhen si chiuda. Potrebbe essere anche con un introito eventualmente minore rispetto a questo. Però pensiamo alle prossime partite. Sì. A proposito di questo, voglio anche dirvi, mancano i crismi dell'ufficialità, ma dovrebbero cambiare le date della Supercoppa gennaio. Quindi cambia tutto. Il Torino-Napoli si rigioca. Si rigioca i primi di gennaio e si dovrebbe giocare la Supercoppa il 20. Potrebbero rientrare entro il 20? Credo di no. Comunque sarebbero ancora fuori Osimhen e Anghissa. Ma questo lo vedremo dopo. Però, amici, abbiamo fatto un inizio che, ripeto, non era neanche in programma. Amici. Fulvio, scusami. Ho detto amici. Che ho detto io? Amici, pensi che tutti ti siano amici dalla tua parte? No, io sto parlando di voi, scusa. Ti sei riferito amici, a noi. Allora. No, pensavo parlassi al pubblico. No, stavo parlando a voi perché stavo raccontando quello che avevamo preparato. E la notte è stata con il Real Madrid, una serata di gala meravigliosa, bellissimo lo stadio, il Real Madrid, la quinta volta che ci giocavamo contro per il girone, bellissima partita. Sono due giorni che, voglio dire, si parla ovviamente di quello che è stato uno degli elementi di questa partita, che Napoli si l'ha persa, ha giocato bene, le situazioni... Però c'è stato un portiere, il portiere di notte. E quando insieme prenderemo il largo, non sarò più in questo albergo. Ma dove l'hai studiato? Questa è cattiva, questa scaletta. Allora, prima di tutto è cattiva, ha ragione lui. Un momento. Sei un infamone. Ma questa cosa qua non dovevi permettere. Ma perché? Non dovevi permettere, ma non perché tutti i portieri, portieri. Guarda Onana cosa sta facendo il Manchester United. Non ti dovevi permettere. Se fossi i Meretti farei causa. Ma non è vero, ho detto portiere ti di chiederei danni.
portiere di notte, la notte di gala di Napoli. No, ma dai, ma non mi dire. Sono due giorni. Io l'ho visto quel gol di Valverde, andava a 130 all'ora. Parliamone. A 100, a 200 all'ora. Napoli da due giorni, scusatevi, Gennaro, vogliamo, che cosa sei forte coi deboli, e questo non mi piace. Prima te la pigliavi con Garcia, adesso te la prendi con me. Ma io non te la prendo con nessuno, io sto... Te la ricordi la locandina del film, il portiere di notte che c'era... C'è Valverde. Guarda che questa è come la storia di Ciccio Bello. Il portiere di notte è un film storico, vuol dire, è stato un film che ha accompagnato... Anche un po' sexy. Di notte, devo dire, quindi, sì, particolare. Sai quante volte l'ho visto? L'hai visto? Lo sapevo. Meglio che non te lo dico. Lo sapevo che venivi portiere di notte, io perciò l'ho fatta, l'hai visto. Come vedi? Torniamo a noi. Scusatemi. Iotti lo sa che io adesso da poco mi arrabbio su Meretta. No, non è che ti arrabbi. Io mi arrabbio. Ex portiere di maggio. Un momento. Faccio solo una domanda, poi vi lascio. Scusatemi, Gennaro, confermo. Sono due giorni che a Napoli si parla solo ed esclusivamente di Meretta? Solo ed esclusivamente di Meretta. No, scusatemi, ragazzi, vi faccio soltanto... dire quello che stai scrivendo. No, aspetta. Sta Meretta. Non mi ricordavo il nome di quel... Bellissima. Tra Charlotte Rambling. Ah, sì, sì. Ragazzi, bello. Charlotte Rambling, amico vabbè, mio. Vabbè, non mi ricordavo il nome. Bellissima. È la nostra... Ma sai, con l'età mi dimentico tutti i nomi. Ma che ti dimentichi tu? Charlotte, scusate. Allora, bellissima, tu dici che non ha sbagliato, ma per carità... Però solo il nome non ti ricordavi. Fulvio, solo il nome non ti ricordavo. Ti devo dire la verità, il cognome me lo ricordo. Non avevo dubbi. Scusatemi, ho sentito male io che a Napoli si parla da due giorni di questo? Lo so essere perché c'è sempre la ricerca del colpevole. Lo so essere dissacrante. Dillo, Walter, non farlo. Io credo che a Napoli abbiamo dei problemi molto più seri. Ma questo è un altro rispetto a... No, se a Napoli da due giorni si parla ai Meretti, credo che si dovrebbe parlare... dei campi Flegrei, che è qualcosa di molto più interessante. Ma per carità, ma se ne continua a parlare. Però posso? Allora ti dico, io non mi pronuncio perché sono ignorante, ignoro. Cosa ho fatto però da ignorante? Ho chiamato tre portieri perché loro ci possono dire. Perché chi ignora secondo me deve stare zitto, quindi io rimango zitto. Però ti racconto che Jezzo, Orsi, e scusa, mi posso alzare in piedi? Tanto c'è pure Fulvio. E il signor Dino Zoff, il signor... La mano su... No, ci alziamo tutti qua. Il signor Dino Zoff, campione del mondo con questo signore, luglio 82, alza la coppa, ha detto, ma smettetela, ma siate seri, ma quale errore di Meretta? Ha parlato Zoff, mi posso risedere? Grazie. Dopo Zoff mi siedo, basta. Allora, non ho nulla da dire. Ok, per carità. Poi devi tenere presente, allora io il gol l'ho visto. Deviazione. Sì. 150 all'ora, come ho detto. Poi... 96. Vabbè, 100 all'ora. Vabbè, comunque era... Vabbè, ma perché mi dovete correggere? No, stai al gioco, no? 150 all'ora. Poi, il pallone che... Questi palloni qui, ragazzi, ma appena li tocchi. Sono diversi. Dai palloni che pesavano 5 kg quando pioveva, quando calciavamo noi. Vabbè. Facevi uno sforzo per tirarla da qui a lì. E questi li tocchi, fa così. Il portiere... Vista, cioè a me fanno impressione quando respingono, magari si mettono così, questa era una parte difficile, magari poteva anche prenderla, però quando ce l'hanno in bocca però respingono. Sì. Perché? Perché il portiere non è gestibile. Allora Gennaro, perché ti completo, voglio però coinvolgere chi è protagonista in questi giorni, perché Walter fa radio, Massimo fa radio, io ascolto i tifosi, Francesco è in strada. Gennaro li ascolta tutti, sentiamo loro che cosa ne pensano di questa cosa, Gennaro, con il nostro instant quiz. In realtà il non errore sul gol di Valverde è stata l'occasione per tanti tifosi di riaprire un po' il capitolo Meret, che hanno magari puntato anche l'attenzione su quello che era stato il primo gol subito dal Napoli contro il Real Madrid. Quindi in realtà la domanda che noi vorremmo fare questa sera ai tifosi è, dopo la prestazione con il Real Madrid, avete ancora fiducia in generale in quella che è la figura di Alex Meret? E poi c'è una domanda appendice, ma per il resto questa è l'instant quiz, avete un quarto d'ora sulla nostra pagina, giochiamo d'anticipo per poter votare e tra 15 minuti poi leggeremo quella che è la risposta. La domanda in calcio che invece vi porto dai tifosi è, ma soprattutto, Gollini che fine ha fatto? Gollini, ma che ti... Scusate, Gollini, ma che c'ha... Modugno. In campo, sta riprendendo. Posso però dire una cosa come Meretta? Sì, fammi sentire soltanto Gollini che tiene alla domanda. Sì. Perdonami,
Che tiene Gollini? Scusa. È un mese che sta con questa cosa, con questo braccio che non va. Lui è a favore Gollini. Di Meret. Tu, Massimo? Un momento che devo sentire Gollini che tiene, che non, Gollini non è disponibile da un mese. Perché gli altri dicono, mettiamo Gollini. Che c'è? Gollini si sta rimettendo a posto. Sperava, pensava, ci volesse meno tempo, invece per un po' di fastidio. Che si è fatto Gollini? Un problema al polso. Ma mio... non lo possiamo sapere che problema c'è. Non farmi fare il medico, magari sbaglio una virgola, faccio non solo una figuraccia e faccio pure danni, però ha avuto un problema al braccio. Metatarso? Cioè, al braccio. Al braccio. Non farmi fare il medico. Vabbè, non si può sapere però, come rimetti. Però posso... Tutti potete. No, perché anche io ho fatto come Walter. Allora, io i nomi non li faccio, poi volessero loro non parlare. Non ce l'abbiamo alzare in piedi, Zoff no, 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 poi Zoff è il monumento. Però io ti dico, non ho trovato questo plebiscito di pareri. E allora dovresti fare i nomi. Non ho trovato questo plebiscito di pareri. E allora devi fare i nomi. No, non io li ho fatti, no, Zoff, Orsi, Jezzo. Io riporto il mio di pensiero, poi ciascuno riporta il proprio. Io mi metto qui a fare il mega. Però... Ma sul terzo gol? Io sul gol. Io non ho trovato questo plebiscito di consensi. Ho trovato anche qualcuno che magari fosse un po' perplesso. O quantomeno la leggeva in maniera differente. Perché sì, il tiro forte, fortissimo, sporcato. Ma parli di portieri? Sì, certo. Sarei proprio curioso. Dico, tiro forte, fortissimo, sporcato, è vero, però... centrale, Alex ci arriva, la tocca, che centrale però fatemi finire, tiro forte, fortissimo. Ho capito, Francesco, ma tu non ci dici la fonte, ma la fonte non te la dirò mai. Ho capito, e allora non ha senso quello che dici. Ma come non ha senso? O ci dici chi te l'ha detto, oppure te l'ha detto. Ma no, ma non è nel mio stile. Ma non è nel mio stile, Walter, non è nel mio stile di... Ma è un portiere? Me l'ha detto è un portiere? Non lo certo, sì, certo. Ma ti ho detto più di qualcuno. Colleghi, ti ho detto più di qualcuno. Vabbè, dici magari se condividi il parere. No, io ti sto dicendo, tiro forte, sporcato, ma tiro centrale. Alex ci arriva. Poiché parliamo di un gran talento, parliamo del portiere della squadra campione d'Italia, parliamo di un portiere da Champions, c'è chi magari ritiene, o quantomeno si sarebbe aspettato, che a quel punto, quando ci arrivi, riesci pure a metterla sulla traversa. Questo plebiscito io non l'ho riscontrato. Solo sul terzo portiere, sul primo gol, sul terzo gol. Ti sul dico, primo gol. Perché non ci sono gli stessi giudizi la domanda sul giocatore, è, Fulvio, no, capitano, Fulvio, l'emblema di Fulvio, la domanda è, Fulvio, che ha fatto sul passaggio, Fulvio, scusami del un attimo. Primo gol, Bellingham. No, allora perché non c'è lo stesso sintetizzo gol? Così. Oppure su Bellingham che ne ha dribblati sei, è andato Fulvio, come nella lama del così, Fulvio, sintetizzo così. È colpa di Meret? No. Ma si può discutere, probabilmente sì, possiamo discutere. Certo, ma possiamo discutere. Scusa, possiamo discutere. Per me, Francesco, è che è sempre colpa di Meret. Cioè, ogni episodio... Un'altra storia. Non è un'altra storia. Vabbè, stiamo parlando di questa situazione qua. No, no, Francesco, dica questo. A Lecce il gol no, io sto parlando di questa situazione. E l'altro è colpa di Meret. Ma che colpe ha se si ritrova un signore che si chiama Vinicius in area di rigore a giro e nessuno lo ferma? Ma che colpa ha se in sei non fermano un fenomeno come Bellingham? Che colpa ne ha se Valverde tira un cannone? Alex e il Napoli hanno una sola colpa, entrambe. Cioè? Che c'è stato un momento nel quale l'anno scorso, per il bene di entrambi, doveva andare via. Perché, venduto allo Spezia. Perché ad Alex va riconosciuto, ripeto, il talento, la gioventù, la forza, il valore, però ci sono a volte delle storie che nascono male, delle dinamiche per cui non riesci... Questa è una storia nata male. Questa è una storia nata così. Hai detto una cosa sacrosanta, perché guarda, Garcia è nata male, perché a un certo punto a Napoli, e me lo insegni, c'era Garcia out, tutti lo volevano via. Poi però vince con l'Udinese, poi vince con Lecce, esce tra gli applausi. Che significa è nata male? Scusate, non dobbiamo prendere le fissazioni Walter, sulle persone. No, è nata male perché? Perché però... Alex arriva e si fa male. Alex arriva e si rompe il braccio. E arriva al primo allenamento. Arriva Ospina. In quel momento c'è un allenatore che preferisce il colombiano perché prediligeva un giocatore anche migliore con i piedi. Alex è messo sotto, però ha lavorato, è cresciuto. Poi si è rifatto male un altro paio di volte. Ha vissuto un percorso tormentato,
ci sono delle storie che nascono male. Quella di Alex è stata così. Massimo scusa, intanto... no, solo un flash, solo per ricordare, non è che è campione d'Italia e campione d'Europa. Cioè, tutto questo varrà a qualcosa. È campione d'Italia ed è campione d'Europa. Ma a Napoli si gioca senza portiere. Questo è il sentore. A me piace molto Gollini, ma al momento tra Gollini e Meret, per me, per le ragioni che ricordavate, che ricordavate in questo momento, mi sa che il dubbio non può esserci in ogni maniera. A proposito dei compagni di squadra, le difficoltà, la ripartenza dal basso, mi sa che a Natan non l'hanno avvisato che Meret con i piedi non è il massimo, in un paio di circostanze gliel'ha appoggiata in situazioni di pericolo. Non ho altro da aggiungere, avete detto anche tutto. Qui, però, scusami, altro luogo comune. Quale? Alex, di danni coi piedi non ne ha mai fatto. Ci sta. Fisiologicamente nella carriera di ogni portiere ci sono macchie di questo. Tra poco si arrabbia Massimo, tra poco si arrabbia, l'abbiamo allora, scusate, c'è chi è più bravo con i piedi, sì, e chi è meno bravo. Non è che dobbiamo farlo diventare santo. Meretto con i piedi non è bravo, ma io lo trovo normalissimo. Che il portiere deve parare, per me, nella mia visione di calcio, il portiere deve saper parare. Massimo, mamma che bello, il portiere deve saper parare. Dei calciatori movimenti. Ho capito, lasciami dire una cosa. Non c'ha l'attitudine, ma non hai fatto questi grandi danni. Scusa, io sono talmente convinto che Meret, ma anche perché anch'io ho sentito diversi portieri, anch'io non farò i nomi, però tutti mi hanno detto, le stesse cose, hanno detto a Walter, cioè che Meret non c'entra perché il tiro è arrivato velocissimo. Io sono malizioso, chissà Modugno con chi era la sera di chilometri. Di Napoli, allora, lasciatevi dire questa cosa, ragazzi, ma quello è il Real Madrid, gol decisivo, è un gollonzo. Il Real Madrid ha vinto la prima partita in Champions contro l'Union Berlin, ma l'avete visto il gol di Bellingham? Un altro gollonzo, Ancelotti sta primo in classifica, con due gol assurdi, diciamolo, il Real Madrid è stato fortunato. Datemi 30 secondi, perché Gennaro ricorda la domanda che avete ancora tempo io per... Io sono malizioso. Non so, un momento, poi dopo ti fai... Dovete dire il nome di sti portieri. Nello Malizio. Nello Malizio. Lauro Antonelli. Lauro Antonelli era splendido. Lauro Antonelli, te ricordi a Malizio? Era l'età... Ma poi parla, alta voce, puoi parlare. Non mi delle cose che non posso dire in televisione. Siamo in prima serata. Ma lui parla di Malizio. Fai almeno le 23.30. Allora ti dico anche. Ma malizia, ma non può. Ma da casa non sanno neanche Nello, di cos'è. No, lo sanno. Lo sanno Lauro Antonelli. Ma ti rendi conto? Come no? Perciò te lo ma ti rendi conto cos'è la bellezza di Lauro Antonelli? Ma io tra Charlotte Rampling e Lauro Antonelli? Lauro Antonelli. Lauro Antonelli. Però c'aveva quel non so che Charlotte Rampling. Ma che c'aveva Charlotte Rampling di... Io ricordo che parla di calcio, per cortesia non rompere le balle. Parla di calcio. Che vuoi? Io ricordo una puntata qui l'anno scorso, chiusura d'anno, con Napoli già campione d'Italia, cioè con Colovati che rideva di un probabile acquisto del Napoli. Danzo. Ci ha avuto ragione lui. Allora, hai visto? Lance batte Arsenal 2-1. Allora ti faccio una domanda, poi apriamo la pubblicità, lanci dopo. Allora, come la cosa? Un attimo. Manda lui. No, allora, è meglio Danzo o Ostica? Per me è Ostica, hai ragione tu. Ma questo voleva Danzo, non so neanche chi era. Lo voleva anche Garzia, non l'hanno accontentato. Mini spot l'igiene Urbana Evolution, poi andiamo da Gennaro. Chi è che parla? Un attimo, c'è una telefonata in diretta. Amici, bentornati. Chi che parla? Scusami, chi è a telefono? Franchino, come stai? Franchino. Sei in diretta, sei in trasmissione in diretta. Franco Selvaggi, campione Franco del Selvaggi, mondo. Ciao, sono Fulvio, come stai? Fulvio Collovato, pensate a voi che state giochiamo da Disney. Sì, ma vogliamo il viva voce. Ma non è mio il telefono qua, non so. Chi è il mio, l'ho chiamato Massimo oggi per la chiama a fare ad Alessandro Selvaggi, scusa, glielo chiedi. Ma perché, scusa un attimo, perché ma l'ho chiamato oggi per la trasmissione, ma ha richiamato. Ma non per dire balle, ma Selvaggi in diretta. Ti chiedo scusa se ti ha chiamato in diretta, scusa, se più al telefono. Pronto? Bloccalo. Dai, scusa. Siamo in diretta, va bene. 10:15, lei già dorme. Già dorme. Spadino, ti saluto, ti abbraccio. Ciao. Ragazzi, in diretta abbiamo ciao. Selvaggi. Passo ad Alessandro. Un attimo, Selvaggi, passo ad Alessandro. Prego, ad Alessandro.
Abbiamo sentito due campioni del mondo, ragazzi, due campioni del mondo in diretta. Che è clamoroso, giochiamo di anticipo. Modugno, dicevi in privato, no, aspetta, aspetta, c'ho Gennaro. No, no, c'ho Gennaro, un attimo. Arpaia, salvami. No, solo per ricordarvi gli ultimi minuti dell'Istan Quiz a proposito di Alex Meret. Dopo la prestazione con il Real Madrid, avete ancora fiducia nel portiere del Napoli? 4 minuti ancora per votare il nostro Istan Quiz sulla pagina Facebook di Giochiamo d'Anticipo. Ok, allora 4 minuti, rimaniamo tra 4 perché poi voglio cambiare pagina, perché poi a proposito di procuratori, poi la colpa è sua, la colpa è sua. Quella è sempre colpa mia. Colpa di De Maggio, non è colpa mia. Va bene, ha parlato ovunque, io non c'entro niente. No, no, lo so. Arriviamo subito, fatemi finire questi ultimi 4 minuti. Come l'ha presa? Dicevi in pubblicità, Francesco. Come l'ha presa Meret? No, scusami. Meret, come fai lì? Secondo te, il presentatore ti metti a ridere? Ma sai che mi metto a ridere, certo che mi metto a ridere. Io penso che questo. Cioè, come subisce lui? Come reagisce? Io penso che questo livello di attenzione e di pressione non faccia bene neanche ad Alex. Ah, assolutamente. Alex, in questo percorso suo di crescita, che è cominciato tanto tempo fa, perché ha cominciato che era ragazzino. Il talentuoso, il predestinato, il friulano, l'erede di Zoff, quello che da Udine è venuto a Napoli, accompagnato giustamente, perché ripeto, è un ragazzo che ha qualità, che ha ancora margini di crescita importanti, magari ha un carattere un po' introverso che neanche lo ha aiutato in una piazza come questa. Tra i portieri forse, però, un carattere introverso questo accanimento popolare. Ah, quindi c'è l'accanimento. Sì, no, certo. Due giorni, ragazzi, certo, è così. No, certo, no, ma no, che due giorni, Gianluca, certo, ma ti prego. No, nel senso che... Ma che due l'evento giorni? L'evento del Real Madrid ha fatto Walter, c'è stato un periodo neanche più troppo recente nel quale il Napoli davvero giocava senza portiere. C'è stato un periodo nel quale ogni tiro era gol. Però magari la gente... Ma quella era Reina, mi sembra. Io non faccio mai nomi. Però c'è stato un periodo nel quale... Ogni tiro il Napoli aveva un problema tra i pali. Sì. Però emotivamente il trasporto popolare, l'attenzione popolare non era come con Alex. Cioè con Alex c'è questa morbosità. C'è però una morbosità. Perché c'è la morbosità? Perché io ieri sera ho visto... Ne posso parlare perché è mio amico, quindi so che non si offende. Io ho visto la gara del Paris Saint-Germain. Oh, gioca nel Paris Saint-Germain, il portiere è Donnarumma, il portiere della nazionale. Fenomeno. Fenomeno. Gigio Donnarumma. Mica sempre lo dimostra, però. Gigio è un fenomeno. È un fenomeno. Per me, è ieri ha fatto due papere clamorose da fenomeno. Che Meret non fa. Si fanno. E perché Meret non allora, può? Cosa c'ha questo ragazzo? Ma le fa pure se tu vai a leggere, l'ho letto proprio sull'aereo, no, perché l'aereo devi spegnere il telefonino. Certo. Però quando sono sceso c'è una dichiarazione di Stefano, che è stato anche mio compagno di squadra, di Stefano Tacconi, dove lui fa delle critiche a proprio Donnarumma. Dice che è un grande portiere, ha delle grandi qualità, però non è cresciuto, perché noi siamo cresciuti, la generazione di portieri Tacconi, Zenga, quelli lì, certo, non avevano i preparatori dei portieri. Non c'era, adesso ne hanno 3, ne hanno 4. Allora lui fa questa critica a questi ragazzi che dovrebbero essere più, come posso dire, dovrebbero imparare di più. Voi ritenete che ci sia un portiere più bravo in Serie A di Meret, io no? Guarda che Donnarumma ieri ha... Voi ritenete che ce ne sia uno più bravo di Meret? Onana. No. Ci sono altri bravi portieri. Ma io ho parlato... Ci sono altri bravi portieri. E quindi, certo, ma ce n'è uno più bravo di Meret? Sommer con l'Inter... In questo momento Provedel forse gli è un po' avanti. Contro l'Empoli ha fatto... Negli anni del Milan è un signor portiere. E chi ha detto nulla? Io ho detto se ce n'è uno molto più bravo della Lazio è un portiere di grande... Ma lo stesso Vicario che non gioca più in Italia. Vicario, per esempio, quel percorso di crescita l'ha accelerato in maniera straordinaria. Mentre quello di Alex un po' si è rallentato, progressivo. Quello di Vicario invece è esploso in maniera straordinaria. Francesco, posso? Può darsi che parlo di piazza così, cominciamo da noi giornalisti un po' a tutti. A, ci siamo un po' imborghesiti, B, ogni tanto perché c'è la bufera Osimhen e quindi Osimhen si ha tolto le foto.
la bufera Merette prende gol a ogni tiro, la bufera Nathan, ma chi hanno preso? E la bufera... Fermi tutti. Ma così diventa un clima irrespirabile. Infatti stiamo parlando di questa rinascita in campionato del Napoli, che ha la possibilità, lo faremo con Napoli-Fiorentina, partita molto difficile. La Fiorentina sta giocando stasera, vantaggio importante per il Napoli, 2 giorni in meno di riposo per la Fiorentina. Vai Gennaro. Andiamo a vedere il risultato dell'Istan Quiz, perché la piazza di Napoli dà ancora fiducia ad Alex Meretto con il 62% dei voti. Mi piace. Mi sembra un'ottima risposta da parte dei nostri questa è tanta roba. Però certifica quanto stavamo dicendo. C'è un 38%. Sì, c'è un 38% che non è convintissimo, ma il 38% sono tanti. Sono tanti. Io preferisco avere sempre il 62%. Sì, però è evidente che c'è questa attenzione, questa pressione, questa morbosità su Alex che resiste. È chiaro, 38%. Vi faccio la scena dello stadio. Sono 4 su 10. Sono 4 su 10. Sì, è un 40%. Vi faccio la scena sullo stadio, che quella, avendo noi avuto la gioia, no? L'amore di frequentare gli stadi da bambini, eccetera. Che quando c'è il cross, il pallone da giocare a terra, eccetera, si prende la persona che sta vicino a te, Maron! Sempre ti vivi vicino. Cosa... Ma io la penso come Massimo, quello. Io forse perché sono cresciuto con quella generazione lì, poteva deve parlare tra i pali. A me questa cosa della costruzione del basso, ti devo dire, che va anche fatta, perché mi rendo conto che il calcio è cambiato. Certo. Ma quando è esasperata, quando è esagerata, succede come è successo a Di Lorenzo, che prendi gol. Esatto. Perché c'è sempre per cui va bene, va fatta. È un'arma in più, chiamiamola così. Però sono più gli errori che vedo. Che il beneficio che ha portato questo. Che bello, Fulvio, non la conoscevo questa tua teoria. Sono felice perché io combatto chi esalta questa costruzione. Volevo vedere gli appunti. Lo combatto. Va bene, io posso fare una cosa perché siccome siamo è anche vero che... Che è scritto? Meret non ha responsabilità. Se chiedi al portiere di intervenire, cioè mi sono segnato 2 o 3 cose, cioè vuol dire che la difesa non protegge. Ah, ecco, è la difesa che non protegge. Vabbè. È detto da un difensore campione del mondo. Non è una frase filosofica, ci vuole poco. Allora, cioè, se Andrea... chiedi sempre l'intervento del portiere vuol dire che la difesa... Fa acqua. La difesa, più di quello che ha fatto l'altra sera, Østergaard e Nathan contro il Real Madrid, la terza volta che giocava insieme. Ma tu non guardavi più di quello. Il difensore deve fare il difensore. Davanti. Ma come si fa a dire che è responsabilità di Meretta? Allora, chiudiamo un attimo, perché se siete d'accordo, Andrea, siccome dovremmo parlare anche del resto, ma siamo in un ritardo perché ci siamo lasciati, lanciamo la pubblicità adesso. Così dopo alla ripresa... Così Modugno ci racconta... No, così alla ripresa possiamo tornare... No. Che è successo? No, registro quello che ci dice durante la pubblicità. Così torniamo. A proposito di procuratore, vedremo le parole di Giuffredi, che in maniera molto elegante l'ha toccata piano come sua consuetudine, dicendo che Garcia è irriguardoso nei confronti di Mario Rui, che non gioca. Ma ne parleremo di questo e di altro. Datemi soltanto pochissimi minuti, torniamo immediatamente in diretta. Giochiamo di anticipo, a tra poco. Eccoci, siamo tornati Fulvio, perché dobbiamo continuare a parlare di un sacco di cose. Vado prima da Gennaro Arpaia, perché dobbiamo parlare un sacco, siamo in ritardo drammatico. Vi chiedo di essere per favore un attimo più brevi, non fate gli indisciplinati. Prego Gennaro. Sì, un altro ingrediente di questa settimana è stato appunto quello che è successo con l'agente di Mario Rui, Mario Giuffredi, che durante, appunto, subito dopo la partita contro il Real Madrid è uscito fuori con queste dichiarazioni che chiaramente puntano il dito contro l'allenatore Rudy Garcia, se riusciamo anche a vederle. Eccole qui, la gestione di Garcia, definisce Giuffredi, è sciagurata, forse, dice, essendo stato in Arabia ultimamente come esperienza prima di arrivare a Napoli, non conosce il calciatore. Nel suo discorso, insomma, in radio ha detto poi che, vista la grande prestazione che c'era stata in campionato, sarebbe servita continuità al calciatore, che invece poi ha avuto soltanto 2 minuti con il Real Madrid, essendo stato preferito Oliveira. Insomma, tra lui e Oliveira non si capisce chi si prende la fascia sinistra, e queste dichiarazioni rischiano di alterare ancora un po' più gli animi in questa settimana. Ma vuoi lanciarlo subito l'instant quiz a questo punto? Che dici, prima che scateno l'inferno da queste parti?
Così non lo... No, perché dopo voglio dire che io rimango basito. Io mi aspetto che domani in conferenza stampa alle 13.30 Garcia, che parla, però il nostro risponda istante... a Ciuffredi. Però il nostro istante è molto pulito. Sì, noi non vogliamo sapere i tifosi da che parte stanno, non ci interessa. Noi semplicemente, vista la gara con la Fiorentina ravvicinata, vi chiediamo... Se foste Garcia, chi schierereste in campo tra Mario Rui e Oliveira? È troppo facile come istante. È troppo facile perché a Lecce e Correal ha giocato Oliveira. E lo so che c'entra, però c'è questa sorta di... Ma tu che dici, vai piano. Wait, no. Please. Wait, please. Io aspetto curioso. Sì, ma io voglio... Io... Tu dici gioca Mario Rui? Non lo so chi gioca, ma... Non sarei sorpreso se giocasse ancora Oliveira. No, ma io vi chiedo, io vi faccio la domanda, non mi avete dato risposta, ma vi faccio l'ennesima domanda. Anche qui c'è l'assenso del calciatore su questa dichiarazione del procuratore? Cioè, il fatto che un procuratore si permetta di dire che la gestione dell'allenatore è sciagurata. Ha detto tanto altro in più, Fulvio, l'ho sentito sciagurata, io. E ha detto tanto altro in più perché non l'ho sentito. Dillo, ricordo. Cioè, ma vi vedete? Ha detto se non lo voleva, ce lo diceva, saremmo andati via. Se pensa che lui possa fare da Chioccia, ha sbagliato personaggio e calciatore. Garcia è irriguardoso col mio assistente. Allora io ti dico, io non ho fatto l'allenatore per mia scelta, non ho fatto l'allenatore, ma se avessi fatto l'allenatore, il come si chiama? Mario Rui non gioca più nella mia squadra. Okay. A meno che lui non si dissocia dal lavoro. Ricordiamo che non si dissoci. Bravi, ricordiamo anche, ha detto anche questo, ha detto anche ricordiamo... questo, tra un mese e mezzo capirete perché Mario Rui non giocherà più. Sì, ha detto anche se Garcia non voleva tipo fare la ripartenza dal basso, non aveva bisogno di Mario Rui perché me lo ha fatto rimanere a Napoli quest'estate, poteva andare via. Perché c'erano attenzione, 10 per raccontare la storia fino in fondo, che effettivamente è del tutto anomala, ricordiamo quest'estate con Mario Rui che chiedeva il prolungamento del contratto, lo stesso agente venne fuori con una dichiarazione molto forte. Vuol dire che rimarremo a Napoli e resterà scontento nella squadra degli scontenti, e forse in quel caso Giuffredi ebbe un lampo così di totale sincerità, perché poi abbiamo scoperto che gli scontenti a Napoli ce n'erano diversi, Anche se poi dopo il giorno dopo, appena firmato il contratto, Giuffredi chiede scusa pubblicamente, chiede scusa. Ma resta quella sua frase, sì, abbiamo scoperto poi che c'era sicuramente Gravascheria scontento, Simen scontento, e chissà quante non aveva detto una cosa errata. Avrà interpretato l'umore di un giocatore, Mario, che è giocatore di grande personalità, di grande tempra, che ha sempre avuto, ma anche adesso con Garcia, un ruolo importante nelle dinamiche dello spogliatoio. Quando Garcia racconta del consiglio dei saggi, Mario, non voglio dire che è il saggio, ma è tra i saggi. Ma chi sono sul comitato dei saggi? Quanti ne sono nel comitato dei saggi? C'è Di Lorenzo. Possiamo fargli i nomi, sì? Sì. Di Lorenzo. C'è Di Lorenzo, c'è Mario Rui. Vai. C'è JJ Juan Jesus, c'è Anghissà. Sì. Piotr Zielinski, che è quello con la più lunga militanza e ha ma più tu che conosci di le tutti. Dinamiche bello spogliatoio, io che le ho vissute per 20 anni, allora ti faccio una domanda. Parla solo con i saggi? Sì. No. Io penso che cazzo vuol dire consiglio dei saggi? Scusami il termine, l'ha detto Garcia, se mi esprimo però così. Ma l'ha detto Garcia, che cosa? Ma sì, ma faccio, non è una critica, però mi rivolgo a Garcia e chiedo che cosa vuol dire consiglio dei saggi? Comitato. Cosa vuol dire? Vuol dire comitato, forse ci sono 30 calciatori, vuol dire che tu parli con 5-6 no, ed escludi gli altri 25? Vuol dire che su certi argomenti, che possono essere, diciamo, di natura varia, dalla logistica all'organizzazione delle trasferte, alle questioni tattiche, o magari a situazioni emotive, disciplinari, magari preferisce confrontarsi con quelli che ritiene che per esperienza, per storia all'interno del club, per personalità, possano portare un contributo maggiore. Scusami, Fulvio, una mia curiosità, se puoi anche... A te è mai capitato, Fulvio, cioè, con Berzotto ci parlavate tutti
o nel momento difficile dei gironi parlavano Zoff, Scirea. Non mi rubare le idee, Modugno. Ci potevi arrivare prima, non ci sei arrivato e adesso tocca a me. Quindi ci parlavano Scirea, il barone Causio, Dino Zoff. Aspetta, continuo, tutti... prendi tempo che non se lo ricordo. Aspetta, prendi no, tempo. No, sto scherzando. Non mi chiamare più con la radio che mi rompi le balle 10 volte a settimana. Che non ti rispondo più. Allora... No, ti faccio chiamata Silvaggio. Dire, è una domanda intelligente. Certo, sono curioso, perché c'è stato un momento difficile. No, ti rispondo. Certo. Ti rispondo, il consiglio dei saggi. Io non li chiamerei saggi, però chiaramente aveva una figura Dino con la Zoff. Quale parlava sempre, che era Dino Zoff. Dino Zoff. E poi magari c'erano altri 2 o 3 giocatori, Tardelli, non ti faccio Scirea, nomi, no. Di responsabili. Scirea no, perché Scirea era uno che parlava pochissimo. Con i quali magari dialogava così. Certo, i più giovani come me venivano sacrificati, ma non è che non parlassero. No, ma ci mancherebbe. Non dicevo. Non è che non parlassero. Però Fulvio, io ti dico... Cioè, il silenzio stampa non lo stabilisce magari... No, l'abbiamo stabilito noi. L'abbiamo stabilito noi, poi siamo andati da lui, Fulvio, e gli abbiamo detto... Ecco, questo è... Abbiamo deciso di far così. Lui ha detto, fate quello che volete, Fulvio, io sono dalla vostra parte. Ti dico, ma al tempo stesso chiedo poi un parere tuo. Io non penso sia... un elemento, un segnale di fragilità, di debolezza, anzi, aprirsi, confrontarsi. Non ho detto questo. Ti ho chiesto cosa significa, che cos'è, ma non ho parlato di debolezza. No. Anzi, l'allenatore non è che deve dire tu gioca questo, questo e questo. Io penso che sia. No, adesso devi essere anche aperto al dialogo, altrimenti non puoi fare l'allenatore. Penso ci sia anche del buon senso, anche perché poi presumo, su Mario immagino lui, di sì, penso di poter dire. Io le ho riportate. Che poi quando c'è da decidere, poi decide giustamente lui. Domani Garcia deve rispondere in conferenza, pretendo. Che Garcia, l'allenatore Napoli, possa rispondere a Giuffredi, in maniera ovviamente molto, molto più elegante da come si è espresso Giuffredi, in conferenza sta per favore, Modugno, testimoniami domani questa cosa in conferenza sta, la voglio sentire. Vabbè, però Garcia, le sue dichiarazioni non sono state ineleganti, sono state molto forti, e tra l'altro forse un po' irrispettose nei confronti dell'allenatore, che poco, secondo me mettono anche... Se tu conduci un programma in radio e dico che lo conduci in maniera sciagurata, sono stato carino. Non ha bisogno di suggerimenti da parte di... Perché sono i fatti che dimostrano che fa da anni e molto bene il suo lavoro e conosce le dinamiche interne dello spogliatoio del Napoli meglio sicuramente di me, credo anche di voi, ma mi facevano notare che parlare dopo una sconfitta e non dopo, ad esempio, la partita di Lecce, dove Mario Rui non ha giocato, ha giocato Olivera e Napoli ha vinto 4-0 in trasferta. Non era il Real Madrid. Sono andato anche a prendere i dati dell'anno scorso dei 2 giocatori. Ma non è che Mario Rui era il titolarissimo del Napoli. No, si alternavano. Giocava Olivera. Serie A ha giocato 1761 minuti Mario Rui e ne ha giocati Olivera 1632. C'è stata una grandissima differenza. Scusami Francesco, in Champions League ha giocato più Olivera nella cavalcata meravigliosa del Napoli in Champions League, 512 minuti rispetto ai 388 di Mario Rui. Fammi andare un attimo la giornata, subito Walter. Sì, no, perché Max ci dà l'assist perfetto, perché questi invece sono i numeri di quest'anno. Da un lato abbiamo diviso praticamente Olivera e Mario Rui, che sicuramente è un veterano, è al 7° anno di Napoli, ha giocato 6 partite fin qui e 232 minuti. Dall'altra parte più del doppio praticamente Olivera, con 8 partite giocate sì, ma 577 minuti. E al 2° anno, a 25 anni, insomma, almeno per quello che è l'inizio di questa stagione, tutto fa capire che propendere la scelta di Garcia verso Olivera. Ma Mario Rui partiva con un piccolo deficit, cioè quell'infortunio che a inizio anno lo ha messo in difficoltà. Per quale motivo? Ma vedi, io su queste cose qua non sono d'accordo. Perché devi fare il forte con i deboli? Perché non, tu mi hai detto che anche l'anno scorso non è che... Perché non le ha fatte l'anno scorso queste dichiarazioni? In campionato 1761 minuti contro 1600. Perché non le ha fatte contro Spalletti che lo lasciava fuori? Detto che anche con Spalletti c'è stato un momento di tensione dialettica. Sono dichiarazioni di pancia che vanno a interpretare quello che forse era l'umore del suo giocatore. Io ti dico, avessi dovuto io fare il consiglio dei saggi, ho detto Mario, chiama l'allenatore e magari voglio farti una chiacchierata, certo.
Certo. Al di là magari di quello che ha detto, è chiaro che il modo anche poteva, il momento, poteva dopo essere, una sconfitta. Poteva essere più attento. Ti aspetti una reazione di Garcia, Fulvio? Non ci sarà. Tu dici che non ci sarà? Posso? Walter, prego. In una sola serata. Glielo chiederanno, lui risponderà con savoir-faire. In politichese. Non farà polemica. Ah. In una sola serata abbiamo analizzato le dichiarazioni del procuratore di Osimhen, che è sicuramente l'emblema del Napoli, che sono dichiarazioni, sappiamo, pesantissime, e quelle del procuratore, non di Mario Rui, del procuratore, del capitano Di Lorenzo, di Mario Rui, di Politano, di Gaetano, 4 su 24 calciatori, che spara contro l'allenatore. E che, come dire, secondo me fa trasparire un malessere, perché il problema, secondo me, non è Mario Rui, il problema è che c'è il procuratore di Osimhen contro il calcio Napoli, il procuratore di Mario Rui contro l'allenatore, e tutto questo mi spaventa. Mi spaventa. Non poco. Sì. Guarda, io se non le dichiarazioni di, sul tema di Garcia, chissà, magari, però comunque di un dirigente me le aspetto. Perché già altrimenti... oggi c'è stato, io spero di questa cosa di Garcia, di domani in conferenza parlerà alle 13.30, proprio perché oggi c'è stato un silenzio assordante da parte Garcia della società. Garcia disse una cosa molto interessante post TikTok. Prima gestivo l'80% dei problemi in campo, il 20% erano problemi esterni. Oggi si è ribaltato, abbiamo parlato delle foto di Osimhen, del procuratore, del Ciccio Bello, di Mario Rui. Sì, però, ragazzi, però, è così, non fai Ciccio Bello. Però, sì. No, era un riferimento rispetto agli inizi di carriera. Fermi. Rispetto agli inizi è di carriera. È cambiato tutto, Francesco. Perché questo del quale stiamo parlando. Ciccio Bello. No, non Ciccio Bello, sto parlando di Mario. Ciccio Bello. Di Mario Rui, di Mario Rui, di Olivera, cioè è un vero e proprio tiro mancino. È amore impossibile quello che mi chiedi. Stasera tira fuori. Ma tiro mancino, no? Il famoso tiro mancino, questa canzone è meravigliosa. Ma stai diventando anche... Ma da quando io collaboro a Kiss Kiss Napoli, io con la musica ormai ho questo rapporto davvero eccezionale, quindi voglio dire, per me... E tiro mancino, c'è cioè questa cosa... Noi aspettiamo... Quanti minuti ancora, Gennaro, che andiamo in pubblicità? Voglio chiudere lista o lo facciamo dopo? Mancano 6 minuti alla fine lista, okay, quindi allora abbiamo ancora un po' di tempo. Facciamo così, posso andare in pubblicità? Tanto in pubblicità, cioè devo soltanto sentire gli amici... Eccolo qua, il mini spot del gruppo Autoscala, torniamo... Risultato in stat quiz e ci proiettiamo a Napoli-Fiorentina. A 30 secondi e torniamo subito. No, mi ha scritto Michele di Pappagò. Michele, vi saluta tutti. Michele di Pappagò, un personaggio importantissimo. Pappagone. Sì, Pappagò, che è Pappagone? Pappagò è un locale, mi ha scritto, vi sta seguendo, saluta il mito Collovati. Quindi salutalo, ciao Michele. Michele, un abbraccio. Da dove ci segue Michele? Da casa. No, da dove? Dove sta sto locale? A Napoli, a Milano, no, a Torino? Sta a Posillipo, Posillipo, il nostro amico Michele che ci segue. Volevo proiettarmi su Napoli-Fiorentina. Ci racconti cosa sta facendo la Fiorentina, Gennaro, se ne hai contezza, e così andiamo a vedere anche sulla... Sta perdendo 2-0. Aspetta, scusa, ripeti, se ne hai contezza. Ce ne andiamo. No, ce ne andiamo. Ma ho chiesto una cosa... Ma ti esprimi, ma è vero che hai imparato. Insomma, dire qualche tempo. Allora, Fiorentina che perde 2-0 in questo momento con differenza. E soprattutto ha risparmiato... Ampio turnover, è vero. Milenkovic, certo. Diciamo anche Iconé, Barak, Brecalo, Kwame, quindi tutti i calciatori che potevano rientrare nella formazione titolare di domenica sera. Chiaramente non c'è Nzola che non è proprio a disposizione, quindi sta giocando Beltrán. Beh, una sconfitta pesante per il girone conference. Sì, siamo ancora al 55. Perché ha pareggiato Genk e... Siamo all'inizio del secondo tempo, vediamo come abbiamo aggiornato. Vogliamo vedere il turno prossimo, così entriamo, perché ho un'idea su questa sfida. Perdonatemi, dopo mi aggiornate. Io ho i telefonini, ma anche sul risultato della Roma, perché io qui sento parlare di Antonio Conte alla Roma. La Roma vince 3-0. Ah, vince 3-0. Vabbè, sta a casa. Lukaku, Belotti, Pellegrini. Si è scatenato. Rimane ancora a casa. Cosa ci aspetta prima della sosta? Mentre settimana scorsa il Napoli apriva il turno con il Lecce, stavolta lo chiude perché domenica sera ci sarà appunto Napoli-Fiorentina. Un po' di gare interessanti anche di questo turno. C'è il derby, per esempio, di Torino tra Juve e Torino. Tra l'altro oggi infortunio per...
Chiesa non si sa se riuscirà a giocare, per la Salernitana c'è la trasferta a Monza, ci sarà Frosinone-Verona, ci sarà Lazio-Atalanta, soprattutto per la zona europea, nonostante quello che è il momento della Lazio, e poi appunto Cagliari-Roma prima di Napoli-Fiorentina. Cioè giochiamo Napoli-Fiorentina, che conosciamo i risultati sia di Lazio-Atalanta che di Genoa-Milan e anche dell'Inter, quindi sì, abbiamo un quadro... Tra l'altro Garcia contro l'allenatore che era stato, diciamo... designato e anche un po' indicato, anche scelto, sostituiva Spalletti, perché l'italiano si pensava potesse essere quello capace di garantire, cioè, no. Stai parlando di italiano? Sì, un italiano vero. Sono un italiano, Fulvio, se sta scendendo degli italiano vero. Fulvio, italiano. Ma chi è che l'ha avuta questa idea qua? La redazione insieme. Però noi, qui hanno fatto bene, così ricordiamo il grande Totò. Il grande Totò Cotugno, italiano vero. Scusami. Certo. Scomparso vicino. Gianluca, era designato e anche un po' indicato, no? Perché era considerato da tutti a Castelvolturno come quello capace di dare continuità a un certo tipo di progetto Giuntoli tattico. Giuntoli aveva scelto italiano, non è un mistero. Andando via qualche altro, avrebbe detto, ma secondo me l'italiano ci starebbe bene. E invece... Chi doveva andare via? Scusa. No, qualcuno andando via avrebbe detto, secondo me l'italiano... Cioè, qui ci sarebbe stato Spalletti. Ma non è un mistero, Gianluca, non è un mistero. Però... Poi una scelta differente di un calcio diverso che comincia adesso a dare scontri importanti, significativi. Cioè, ma voi non siete... Meno male, come era ampiamente prevedibile. Scusate un attimo, ma non siete fiduciosi? Al di là della sconfitta totale di ieri, che ci può anche stare contro il Real Madrid, vabbè, come è venuta. Insomma, fase difensiva probabilmente da rivedere. Però il Napoli ha ritrovato... Kvaratskhelia, ha ritrovato, cioè, i giocatori più importanti. Certo. Io sono andato ultimamente a commentare le partite. Ho visto una grande Inter nel secondo tempo contro il Benfica, però a parte questo, non vedo grandi squadre. Cioè, quello che dico, non vi dà fiducia vedere il Napoli dopo le prime partite di cui chiaramente c'era il Garcia out, adesso... Cioè vi fa capire che poi alla fine, se ritrovi Kvaratskhelia se ritrovi Osimhen, e meno male i suoi gol li fa sempre, se ritrovi Anguissà dei bei tempi, se ritrovi Zielinski dei bei tempi, non è ancora nominato, cioè, scusa, alla fine giochi, però un non giocatore, dico che giochi come l'anno scorso, copia incolla, approfittando, insomma, visto che quello è il ruolo, ma Nathan come l'hai visto? Cioè, io ti sono andato a prendere un po' di statistiche della partita. Primo per palloni toccati, 70 palloni. Primo per azioni difensive riuscite, 10. Primo anche come minor numero di dribbling subiti contro il Real Madrid. Per questo sì, giocatore che a un certo punto molti si erano convinti che fosse un oggetto misterioso. Invece ha avuto la sua opportunità, perché ci sono stati degli infortuni, diciamo la verità, perché altrimenti magari doveva ancora aspettare. Però la sua... occasione non l'ha sprecata, molto più di Danso, che lui voleva Danso. Fulvio, torno alla tua riflessione. Il Napoli è una squadra forte. Il Napoli lo scorso anno ha vinto il campionato a febbraio-marzo. Con 16 punti. Cioè, il Napoli non ha fatto la semifinale di Champions perché gli dèi del pallone non hanno voluto. E sugli dèi c'era tanta gente che probabilmente non ha reso possibile che Napoli arrivasse in semifinale. Questa è una squadra che ha perso sicuramente un giocatore importante, ha perso un allenatore che qui ha lasciato un'impronta, un'identità, una nostalgia che esiste, perché negheremmo e diremmo il falso del contratto. Ma chiunque però, sarebbe arrivato però, dopo Spalletti, chiunque, no, lui ha dominato Conte, Fulvio, sarebbe filato tutto liscio con Conte. Fulvio, aggiungo, hai cambiato una parte della dirigenza, hai cambiato il preparatore atletico, sono successe tante cose, fisiologicamente hai bisogno di tempo, tu sai che nel calcio di tempo ce n'è sempre poco, certo. Però è chiaro che devi guardare al futuro con ottimismo, perché di base questa è una squadra con valori importanti. Ma certo, con grandi ma dov'è che... È ancora favorita per lo scudetto, giusto Fulvio? Io ho fatto, siamo passati il giro di due settimane, abbiamo fatto il sondaggio Garcia out, Garcia se ne deve andare, eccetera, la favorita per lo scudetto. Io sono leale perché siccome faccio la radio, faccio anche la Rai, io ho detto che quest'anno, da quello che ho visto, così...
l'ha dichiarato Marotta, l'ha dichiarato tutto, l'Inter vuole vincere il 20° scudetto. Ed è, secondo me, in questo momento probabilmente la squadra. Ma per l'organico, c'ha due squadre, l'Inter può permettersi di far giocare due squadre. Anche il Napoli, anche, full. Ecco, io dico, ma dopo l'Inter c'è il Napoli. Ma qual è? La Juve? Per me la Juve Ma se perde pure Chiesa, Vlahovic non c'è, Chiesa non c'è. Ma chi? Ma il Milan? Il Milan è la squadra che... Fulvio, ma qui, vedi, le esasperazioni, le estremizzazioni sono tipiche di questa città. Prima Massa c'ha riferimento a Nathan, che probabilmente diventerà un buonissimo difensore. Ma 15 giorni fa... No, era deriso, poveretto, senza aver neanche mai fatto tre palleggi. Oggi ne parlano come Thiago Silva. Probabilmente è un ragazzo giovane, di prospettiva, che crescerà, che farà bene, farà la sua buona carriera. Non è Fulvio Collovati, ma non è neanche un pacco. È un giocatore che ci può stare nel Napoli. Poi magari a gennaio ne piglieranno un altro ancora, non lo so. Ma se pigliano a gennaio e prendono un giocatore? Ma secondo me non escludo che prendano anche un altro difensore, un quinto. Non lo escludo. Non le scuse, però ti dico, non era da deridere prima, non è ancora Thiago Silva adesso. Non è Thiago Silva adesso. Così come Garcia, siccome Massimo si è risentito di questa cosa del Napoli tra le favorite assolutamente per lo scudetto, Garcia non abbiamo discusso così, eccetera. C'era, no, attenzione, allora, stava succedendo di tutto. Esce con Guaraschelli a due minuti dalla fine. E vanno Gianluca, lasciami correggere quello che ho detto. In questa trasmissione correttamente è stato fatto un sondaggio perché traduceste con la redazione un sentimento popolare che era avverso in maniera più che tangibile a questo allenatore. Massimo, a cui non si voleva dare tempo. Ma era palese anche quello che diceva un attimo, meno male, anche Francesco. Cioè che bisognava soltanto dare del tempo a un allenatore arrivato in un ambiente che ancora ribolliva lo scudetto, la storicità, uno spogliatoio con dei problemi. Io ho parlato che ci siamo in Borghesitti. Garcia quei problemi all'interno dello spogliatoio, che ne dico qualcuno, non li ha creati, li ha trovati. Cioè i giocatori scontenti, li ha trovati. Certo. Qualcuno che gli avrebbe fatto molto comodo anche per il suo modo di giocare, non lo ha trovato più. Vedi Lozano, che ad esempio secondo me come era alternativa perfetto per come gioca Garcia. Per come gioca Garcia gli avrebbe fatto molto comodo. Bravo, per cui bravo. Io non dico che Garcia, i cui cambi io continuo a non capirli, non ha bisogno di avvocati difensori e non credo che sia diventato d'un tratto il miglior allenatore del mondo, ma certamente a tratti mi va di difenderlo perché lo vedo attaccato Roma, in maniera eccessiva. Giusto. I primi tempi, sì. Cioè, abbiamo sentito il gong, caro Gennaro. Che è successo? Sì, la domanda era chi schierereste con la Fiorentina tra Mario Rui e Olivera. Al netto di quelle che sono state le vicende di questa settimana, i tifosi scelgono e anche in maniera abbastanza convinta il terzino portoghese con il 73%. Avevo detto che era troppo facile. Mario Rui con Olivera, quindi forse per i tifosi del Napoli giocherebbe Mario Rui. L'abbiamo certificato. Però perché anche qui proviamo ad andare oltre come ci piace fare a noi. Il professore. Perché la gente vuole Mario Rui? Perché ha amato Mario Rui. Perché non solo la personalità, il piglio e vabbè, sta qui da 7 anni. Però è espressione di un calcio di qualità, di un calcio che parte dal basso, di una proposta di gioco più offensiva, più armoniosa, magari meno pragmatico e verticale. Quanti assist ha fatto l'anno scorso, esempio, ne ha fatti tanti. Quando dicevo di una certa nostalgia che resiste. Alessandro, a tutto. Quando dicevo di una certa nostalgia che resiste. Ma dove li trovi tutti quei fogli lì? Assist. Però Olivera ha fatto 2 gol e 4 assist, insomma non proprio da una stagione da buttare anche quella di Olivera. Ma non ci sono che proprio ha divisi. 6 anni in meno di Mario Rui, che è un grandissimo personaggio. Però il Napoli ritornando a quelle dichiarazioni. Ci ha prolungato il contratto a Mario Rui. Allora, io vi ricordate... Quelle dichiarazioni nascono da una cosa, secondo me. No, da ma al di là di cosa, una cosa è l'effetto che provocano. La panchina di Lecce, legittima, perché poi la formazione la fa l'allenatore, decide l'allenatore, è competenza dell'allenatore. Perché nel bene e nel male l'unico che Lecce lascia presagire la panchina titolare con la panchina di Lecce aveva fatto immaginare e ha generato un'aspettativa per cui dice sto in panchina a Lecce, probabilmente gioco. Però Francesco, non è un obbligo di Garcia schierare chi gradisce un procuratore. Ma soprattutto l'imbarazzo per questo allenatore che già ha dovuto gestire la questione Osimhen che sbraccia, protesta in maniera
più che evidente a Bologna, lo fa giocare titolare la partita dopo, nonostante ci non ci siano, a me non risultano delle scuse ufficiali. No, però e si pubbliche. Sono confrontati in maniera forte. Perfetto, là la svolta del Napoli, pubbliche, quest'anno. Non il pubbliche, post Bologna-Napoli, la svolta del Napoli. Non pubbliche di Osimhen, però già la gestione. Victor dopo Bologna chiede scusa ai compagni allo spogliatoio. Victor dopo Bologna chiede scusa ai compagni allo spogliatoio. Un gesto tra l'altro. È a Garcia, immagino. Lo spogliatoio intendo, Garcia tu. Un gesto tra l'altro molto apprezzato nei modi, nei tempi, era quello che dopo la sostituzione. I Vaffa sono stati pubblici e le scuse avrebbero. E che doveva fare? Andare in mezzo piazza per il piscito con la bandiera in mano? Che doveva fare? Vabbè, chiedere magari di parlare per chiedere scusa, invece è scattato il TikTok gate e quant'altro. Ma io vorrei arrivare a un altro punto. Se contro la Fiorentina Garcia schiera Mario Rui. Titolare. Vediamo chi schiera, vediamo cosa chi schiera. Cosa penserà l'ambiente? Vediamo chi schiera. Vediamo Gennaro. Che ha ragione il procuratore a lamentarsi. Ah, che Garcia è succube di un procuratore. Che ha ragione il procuratore. Gianluca, la provocazione, guarda la provocazione della redazione. Abbiamo messo il punto interrogativo. Qual è la provocazione? Guarda. La difesa a tre. No, c'è un punto interrogativo. Appunto, no? Chiama la provocazione. Abbi il coraggio di mettere un nome. Non lo sappiamo. Ma cosa vuol dire? Ma devi mettere la tua idea. Non sarei sorpreso giocasse ancora Rivera. Non sarei sorpreso. E noi non saremmo sorpresi di vedere la stessa formazione. Posso andare fuori tema? Solo sarei sorpreso se rivedessi ancora Anguissa, Lobotka e Zielinski. Ma c'è sono le nazionali, non c'è turnover, Gennaro, com'è la situazione? Sempre. No, per questo noi non ci sorprenderemmo di rivedere la stessa formazione vista anche contro il Real Madrid. Quindi con Anguissa, Lobotka e Zielinski e con Politano dal primo minuto in avanti insieme con Osimhen. Cioè ragazzi, questa è una partita, Gennaro, giustamente, è una partita dove si è un confronto tra le terze in classifica. Non c'è, dopo c'è la sosta, quindi vanno ognuno con le nazionali, sì. Non c'è turnover, perché io ho riposato 4 giorni, la Fiorentina 2, ma perché non devo giocare con la formazione titolare? Allora, io su questo argomento capisco che adesso nel calcio di oggi probabilmente si gioca di più, ce l'hai titolare, però non dare retta agli allenatori, ricordati quello Palese. Che dico, non dare retta agli allenatori che dicono si gioca troppo, assavi della situazione, sì. Solo quando perdono. Fanno questo tipo di dichiarazione. Però hanno 30 giocatori. Ti faccio un esempio: l'Inter, nella partita che ha vinto in campionato contro l'Empoli, non mi ricordo, ha schierato 6 giocatori diversi. Bello. Con l'Empoli e ha giocato contro il Benfica con 6 giocatori Bello. Diversi. Bello. Per cui, quando mi vengono a dire i giocatori stanchi, fatto sta che la Juve gioca da settimana in settimana, ha preso 4 gol a Sassuolo e ha pareggiato contro l'Atalanta e ha 2 infortunati. Tu mi dirai di che cosa? Chiesa, in allenamento si sono fatti male. Penso, dici, perché durante la partita non sono fatti male. Guardano e allora vedi cosa vuol dire. La Juve gioca di una settimana all'altra. Però questi cambi che tu giustamente hai sottolineato erano cambi che si intersecavano con le partite tra campionato, Champions. Adesso, dopo domenica, giocherà la formazione che lui ritiene opportuna. Gennaro, senza, secondo me non fa cambi per fare un turnover, perché ci sono le nazionali. Perdonatemi, c'è un'altra squadra che sia l'Inter, il Milan, la Juve, l'Atalanta, la Roma, la Lazio, la Fiorentina, che ha 2 procuratori che fanno dichiarazioni così violente contro la società con lui. E contro l'allenatore. Il procuratore faccia il procuratore. L'unico allenatore delle squadre che hai nominato che è nuovo, tra l'altro. È l'unica squadra del Napoli, quelle squadre lì che ha cambiato l'allenatore. Io devo dire, Gianluca, noi dobbiamo leggere un po' tra le cose. Cioè, alla Juve ci sono 2 procuratori che sparano. Ma non parlano proprio Raiola. Il procuratore di Leao che fa un tweet contro il Milan. O quello di Teo che dice a Pioli quello che deve fare o no. Ragazzi. Probabilmente la Fiorentina l'ha riaperta. La Fiorentina? L'ha riaperta. Entrano Parisi e Barak e confezionano l'occasione, il gol, anzi, dell'1-2. Quindi al 70esimo, precisamente in questo momento, 1-2 Fiorentina Ferenc. Che giocasse fino alla fine con grande intensità. Ci fermiamo soltanto un secondo all'ultimo stop pubblicitario con il mini spot Tufano. Pubblicità, torniamo per la grande finale, parte finale dei Giochiamo d'anticipo. Tra pochissimo. Quanti minuti c'ho? 7? Vai, Gennaro. Perché sarà Napoli-Fiorentina, ma sarà anche quello che è uno scontro tra Rudy Garcia e Vincenzo Italiano. L'abbiamo intitolato lezione di Italiano. Diciamo che i punti in comune tra i due sono pochi. Per esempio il 4-3-3, per esempio i 14 punti in classifica,
però chiaramente è anche uno scontro generazionale, perché contro un sessantenne c'è un 45enne appunto italiano che poteva essere sulla panchina del Napoli. La media punti è completamente diversa, in Serie A 1,73 per Garcia, 1,25 per Vincenzo Italiano, il bilancio contro il Napoli è di 3 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte, quindi almeno questo fa ben sperare quelli che sono i tifosi azzurri. Bravo Gennaro, mi è piaciuta, è stata molto bella. Devo dire. Possiamo dire che però è uno di quei casi proprio tipici di scuola che rafforzano l'idea per la quale i numeri nel pallone non dicono nulla. Perché è vero che fanno tutti e invece due... Invece c'è chi è innamorato dei numeri. È vero che tutti e due fanno 4-3-3, ma per principi di gioco, per idee, per filosofia tattica, per visione di calcio, praticamente giocano in maniera... molto differente. Molto. Cioè tu prendi entrambi, dici ok, 4-3-3, però poiché il calcio non è il calcio balilla, parliamo di principi diversi. Però in campo poi ci vanno i giocatori. Cioè tu parti dal principio del 4-3-3, poi dopo però sulla destra chi c'è? Icone mi pare, o non lo so, Icone, Napoli c'ha Caraschellia, cioè capisci, dopo certo. Entrano in gioco i valori individuali. Nico Gonzalez. No, ma Nico Gonzalez gioca forse più centravanti ultimamente. No, c'è Beltran. Prima punta la fa Beltran. Sì, sì però... Gonzola. Però Nico Gonzalez, sì, io ho fatto Frosinone Fiorentina, c'era Nico a destra, sì. Isola centrale e a sinistra c'era Brecalo. A sinistra c'era Sottil o Brecalo, quelle sono le alternative di italiane. Ma può essere, parlando anche un attimo di calcio buona giocato, squadra ottima buona parlando un attimo di calcio allenatore. Giocato può buona. Essere che perché fino adesso cosa abbiamo fatto calcio giocato, ho detto che noi abbiamo parlato di tutto il resto di Osimhen, Meret, il povero Meret, ma il calcio è questo, non fare il filosofo, sì. Adesso non faccio il filosofo, però voglio dirti il fatto che la Fiorentina giochi spazi aperti ti consente un attimino... È una squadra che gioca, io l'ho vista giocare ultimamente, qualche domenica ha fatto un... o l'altro giorno, mi pare, un errore difensivo a Milinkovic sì, sul gol... Sì, poi Nandez non è riuscito a fare col Cagliari. Col Cagliari, cioè per dirti che giocano la difesa alta, le squadre di Italiano, lo Spezia giocava sì. Così, difesa alta, perde, ci prendono grandi rischi... League. E che ne dica il mio amico Walter Maggio, mi sbilancio anche stavolta, cioè. Mi ero sbilanciato prima del Genoa, così poi dopo però... Non ti sbilanciare, Fulvio, abbi pazienza. Ma come vi permettete? C'è un'idea. Ma adesso è un altro Napoli, non fate i fenomeni, io mi ero sbilanciato quando il Napoli era in un momento di difficoltà. Ecco, adesso mi sbilancio, io ti dico che vince facile contro la Fiorentina. È salito anche Fulvio sul carro. No, ero salito prima, ma non ero nemmeno sceso, ricordati, qua ne ho visti tanti. Allora, te lo dico io, ho la lista qua. E guardo... inutile che lo guardi a me. Ti sei perso la lista appuntamento di Migliotti. Vai a casa, vedi, c'è la pubblicità Fulvio. Doc. Questa è una lista doc. Perché non qualche nome me lo fai? Ciccio è uno di quello che è salito. Ciao Ciccio, lo salutiamo. Ciao Ciccio. Sale e scende dalla mattina da sera. Ma come fa a salire e scendere dalla si stanca pure. Tu sei uno che sali e scendi dalla mattina da sera. Ma io faccio il conduttore, nel senso che siete sì, voi. Sì, però quando ti fa comodo stai dalla parte di Walter Maggio. Quando non ti fa comodo stai dalla parte di Modugno. Ma non è vero, io faccio semplicemente... Ti conosco io. Ma non è vero. Però Fulvio dice una cosa molto interessante. Vedi. Come sempre. Giocano con la difesa molto alta. Gioca alto. Molto alta. Solitamente ormai quelle che affrontano il Napoli, la profondità a Osimhen non gliela concedono più. Nessuno affronta il Napoli in maniera molto alta. Cambia, dici tu. Quindi no, non lo so se cambia, sono curioso di vedere l'atteggiamento difensivo, perché Italiano vuole una Fiorentina molto corta e quindi che aggredisce alta, quindi se aggredisce alta inevitabilmente però non gli puoi concedere spazio a Osimhen. Però con Osimhen non so se Gennaro, mi dai permette questo atteggiamento. C'ho 2 minuti alla sigla. Mi dai un abbiamo po' di... già finito. Sì, mi dai che un po' peccato. Di spazio agli amici buon a casa segnale. Proprio sì. Botta e risposta, dai. Allora, Massimo ci scrive a proposito di Mario Rui che non dobbiamo dimenticare che l'anno scorso era il secondo regista del Napoli che aiutava anche Lobotka e Kvara e ne giovava la squadra. Cristiano chiede a Collovati
caro Collovati, che sei distratto. Fulvio, Cristiano ti rivolge una domanda. Vado avanti. No, scusa, ero distratto, scusa. Cristiano ti chiede, dopo la sconfitta con il Real, se tu fossi stato nello spogliatoio, che cosa avresti detto da leader agli altri uomini dello spogliatoio? E poi Francesco vi chiede, dopo la sosta rientra Rachmani, chi sta fuori tra i due? Bello. Torno a dire, io non ho mai fatto l'allenatore, ma mi trasformo da psicologo. Quando perdi una partita come l'hai persa così in quel modo, non devi dire assolutamente nulla alla squadra. Semmai devi fare i complimenti, bravissimo. E il momento del dialogo viene fatto in altri frangenti, non certamente in una partita come quella contro il Real Madrid. È interessante. Scusa, la cosa sulla domanda, io credo Ostigard nettamente, cioè se rientra Rachmani fa coppia con Natan in difesa. Ostigard mette da parte Ostigard per un po'. Cioè, mo sono diventati titolari Ostigard e Natan, e poi Rachmani e Juan Jesus non giocano più. Ma vogliamo aprire un'altra discussione. Lo faremo sia un'alternativa. In difesa c'è una leadership assoluta che è quella di Rachmani. Ecco. È di Rachmani. E allora gioca Ostigard e Rachmani. Cioè non gioca Nathan? No, gioca Nathan. Rachmani Nathan. Fermi tutti. Sono curioso, curioso. Ne parleremo quando? Procuratore di Juan Jesus è lo stesso di Osimhen. Non male. e nulla disse all'epoca sui TikTok nei confronti di Juan Jesus. Allora, mi sembra, caro Gennaro, che dobbiamo... Ci vediamo il 19. Esatto, però tu lunedì con Bello del Calcio ci sei. Ci vediamo dopo Napoli-Fiorentina, appunto per accompagnarvi a quella che è la sosta di questo ottobre. E poi ci rivediamo il 19 con Giuliano D'Anticipo, esatto. E ci sarà un'altra carrellata di tante belle partite. Allora, il 19 noi ci fermiamo giovedì prossimo perché c'è la sosta e torneremo prima di Verona-Napoli il 19 ottobre, quindi, dove mi auguro ovviamente di poter avere al mio fianco il mio amico, il campione del mondo, il grande Fulvio Collovati. Guarda, io il 19 mattina. Ciccio Bello! Io il 19 ti voglio chiudere con Ciccio Bello. Mi prendo un impegno. Sì. Il 19 mattina io sto a Milano. Sì. Me lo porto io. Ok, torni. Di rientro da Milano, me lo vado a prendere. Fate il viaggio insieme, voglio ringraziare Massimo D'Alessandro, grazie Massimo di essere stato grazie a voi, con noi. Francesco Modugno lo ritroviamo il 19 insieme a Fulvio Collovati e al mio amico Walter De Maggio. Buonanotte a tutti, grazie di essere stato qui, grazie a Gennaro Appaia, grazie a Andrea Amato, grazie a Giulio Tammaro in regia per salutare e ringraziare tutta la squadra tecnica di Telepomero. Gli appuntamenti domenica allo Sport in Campania, lunedì Bello del Calcio, martedì l'Infedele, ci fermiamo il giovedì e ritorniamo poi ovviamente per riprese del campionato il 19 ottobre. Vi abbraccio tutti, vado con Fulvio Collovati a comprare Ciccio Bello. Ciccio Bello! Ciccio Bello! Ecco. Ciccio Bello.